Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra Nika. Sì, la settimana di Natale! Wow! Auguroni a tutti, buon Natale, buon Natale, buon Natale! We wish you a Merry Christmas! Sì! Bello, basta, basta, calmiamoci. Allora, altra settimana, appunto. Questa abbiamo il Natale, e iniziamo la nostra decorazione che è appunto tutta babbo natalosa, sempre Natale perché è la sua settimana giusta questa, ed è appunto quella che va dal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, da lunedì 24 a domenica 29. No, scusate, da lunedì 23 a domenica 29. Ecco, sto già in fase di Natale io. Non capisco più niente. La penna che andrò a usare è questa dorata, che mi pare sia quella di Lidl. E gli washi che ho usato sono questi di Tiger, che erano nella collezione di quest'anno. Questo col panciotto del Babbo Natale, questa con la scritta Merry Christmas che ho messo per così, panciotto l'ho messo come salvabuchi, questa così, e poi questo dorato l'ho messo qua per dividere, ho fatto un po' un misto così, e mi andava di fare tutto così. Poi gli sticker che andrò a usare sono quelli appunto di Tiger, dopo li mettiamo, e poi vi farò i saluti in questo video e anche vi farò vedere degli acquistini che ho fatto da DM, tutte roba beauty, skincare, tutte quelle cosine lì un po' pucciose. Adesso andiamo a scrivere i nostri giorni. Allora, 23, non so se si vedrà questa penna qua, mica tanto bene, però mi andava di usare il d'oro. Ah no, scusatemi, che lavoro. Aspettatene, cioè sono talmente fuori di testa. Aspettate che sbianchetto un pochino qua perché ha trapassato. Sì, lo so, non è il massimo, ma non mi piace, caspiterina, proprio sulla settimana di Natale. Solo che con questi fogli qua, purtroppo, mi trapassa la stabilo. Poi, arriverà anche il video dove vi farò vedere il setup della mia agenda nuova, che sto preparando tutti i divisori, tutte le cose, insomma, ecco. Sono in ferie. Perciò scrivo ferie, sì! Poi 24 martedì, poi il 25, sì, che è Natale! Qua non scrivo ferie neanche sul 26 perché comunque eravamo chiusi lo stesso al lavoro, perciò. Poi 26, giovedì, 27, venerdì. E sono in ferie. Che bello. Poi 28 sabato e sono in ferie. Ok. Poi sì, ok. 29 domenica. Era la mia comunque di relax. Mi ho evitato. Voglio farlo perché col d'oro mi piace, voglio colorarla. Voilà. Cioè, aspettate, sperato, mi ricordo, là. Vediamo che io dovrei avere. Avevo in giro la penna. Sì, la penna. Buonanotte, sogni d'oro, Nika. Dormi bene anche adesso. No, avevo in giro. Sì, la penna. L'emo ancora la matita. D'oro da qualche parte, non la trovo. Ma niente, coloriamo con questo, dai. Facciamo tutto d'oro. Tutto d'oro, che è Natale. Abbiate pazienza. Ecco qua, sopportate la Nika anche a Natale. Eccoci qua. Ok. E voilà. Bene. Dovrei aver fatto giusto, sì. Tutto, 17, 28 e 29, molto bene. Giusto, 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 tutto giusto. Giustamente qua, video agenda, lo scrivo già, con i saluti, chi non lo sa, chi non viene salutato, riscrivetemelo che vi risaluto, poi in settimana vedrete altri video. Adesso andiamo, vi faccio vedere gli sticker che ho deciso di mettere, e ci sono un po' di questi, un po' di questi. Penso che metterò un po' di più di questo Babbo Natale un po' pazzerello, perché c'è dentro il d'oro, così mi richiama parecchio il washi, però metterò magari anche qualcosa dell'altro. Adesso vediamo, cominciamo a mettere questo pazzerello.
Io direi troppo bello. Questo qua lo mettiamo qui sulla domenica. Ah, questo qua con la chitarra è troppo forte. Questo che canta, dai. Lo mettiamo sul giorno di Natale. E canta le canzoni di Natale, giustamente. Ecco qua. È troppo bello. Con la panza di fuori. Poi. Vediamo. Facciamo questo qua, tipo a mo' di Elvis Presley. Un po' così. Attacchione, oh, è troppo forte. Dai, tutta bella luccicosa, mi piace come decorazione. Sta uscendo abbastanza bene, dai. E questo qua sembra un po' che c'ha mal di pancia, ma ha mangiato troppo. Vediamo, facciamo anche questo, dai, che si tuffa non so dove. Allora, facciamolo qua, che sembra che si tuffa, lo mettiamo sul 24, che è la vigilia, che si tuffa verso il 25, dai, così, verso il Natale. Poi vediamo un attimino questi qua, cosa riusciamo a... Aspettate, a tirare fuori, che mettiamo anche due o tre di questi. La settimana di Natale, bisogna mettere un bel po' di stickerelli, belli, belli, belli. Ecco qua, ma che carini che sono. Io questo qua così, aspettate che ce la posso fare. Ok, questo lo metterei qua. Eccoci. Poi questo qua che con la caramellona è troppo puccioso, lo mettiamo qua. Eccolo. E poi sì, dai, andiamo a metterne ancora. Allora, qua c'è anche la scritta stupenda piccolina, non so se la vedete, su questo tag qua, Merry Christmas, e lo mettiamo giustamente qua. Poi qua cosa possiamo mettere? Questo qua, dai, col bastoncino qua di zucchero così basso, perché abbiamo scritto la scritta video agenda, perciò almeno ci sta, siamo sicuri che ci sta. E poi ne metterei ancora uno qua. Allora, abbiamo messo il bastoncino col verde, bastoncino col dai, mettiamo questo, dai, così. Eccolo qua, troppo bello. E lo mettiamo così. Poi ci andrei a mettere anche qualche ghirigorino qua, un cuoricino, poi la calzina la mettiamo qua, e poi dai, mettiamo ancora un bastoncino qui così, dai. Ma sì, abbelliamola un po', perché è Natale, è Natale, è Natale. Ecco. Una pallina qua e poi un'altra pallina qui così, dai, che si copre un po' dove ho cancellato. Io penso che così possa bastare, però non vorrei, no, ne metto una anche qua, perché questa cancellata qua non mi piace, non mi piace, non mi piace. L'agenda nuova la farò diversamente, con i fogli un pochino più magari grossi, o non lo so, perché altrimenti mi si fa sempre, mi si trapassa sempre di là. E questa è la decorazione. Adesso andiamo un attimino a inserirla nell'agenda. Facciamo i saluti. Aspettate, che qua è tutto un casino qua. Qua devo sempre stare attenta ormai ad aprire, perché è un casino unico. Allora, una e due. Quella della settimana scorsa era questa qua col biscottino di pan di zenzero, e questa abbiamo la nostra babbo natalosa, perché ormai è la settimana giusta del Natale, ci siamo. Adesso vado un attimino a fare i saluti, poi vi faccio vedere due acquistini di DM. Allora, devo salutare Veronica di Tolve, ciao, Mary 96, ciao, Gavino, ciao, Mariangela Bonicore, ciao, Melissa Imbrogno, ciao, Liliana Mimmo, ciao, Giuliano Garuti, ciao, Elisa Mesaroli, ciao, Melissa Caponetto, ciao, Grazia di Palermo, ciao, Lara Usanza, ciao, poi Sara Espo, che mi ha detto di fargli gli auguri di Buon Natale, ma io lo faccio a tutti voi, Buon Natale, e poi Hermes Albanese, ciao, Rosanna Leo, ciao, io
prendo l'opportunità con i saluti e tutto, io vi faccio tantissimissimi auguri di buon Natale, spero che lo passiate bene, con tanta felicità, con tanto amore, con tante cose da mangiare. Mangiate il panettone, il pandoro, fatemi sapere qui nei commenti se preferite il panettone o il pandoro, la vostra Nika, in casa Nika più che altro, si preferisce di più il pandoro, a me piace tantissimo quello, perciò fatemi sapere nei commenti voi. Cosa la vostra preferenza? Questa è la decorazione. Io vi do appuntamento a lunedì. Adesso andiamo a vedere gli acquistini di M. Vi do appuntamento lunedì prossimo, con il nostro video agenda come al solito. E cos'è che volevo dirvi? Non mi ricordo più. Sì, scusate. E poi attivate la campanellina che in settimana ci saranno altri video. Quello del Brain With Me è solo a lunedì con i saluti. Adesso aspettate che chiudo qua. E poi arriverà anche il setup della nuova agenda. Vi farò vedere come l'ho preparata per il 2020. E poi vi farò vedere anche la chiusura di questa, dove vi faccio vedere tutto. La sfoglieremo velocemente insieme per la chiusura dell'anno, come abbiamo sempre fatto gli altri anni, da quando faccio decorazioni di agende. Adesso il mega sacchettone DM pieno di cosine super wow. La prima cosa che vi faccio vedere è questa, che ho pagato 99 centesimi. È una crema al profumo di fiori, cacao e vaniglia. L'altra volta l'ho presa da fuori dal mio cassettino, avevo preso questa che era al profumo di frutti rossi e gelsomino, e stavolta ho preso questa perché sono veramente buone. Sì, sono mini size piccoline, 30 ml, da portare in borsa, crema corpo, va bene anche per le mani. Niente, io mi andava di provare anche l'altra fragranza, perciò l'ho presa. Poi ho preso a 2,49 euro due shampoo secchi, di cui uno è questo, che è molto molto buono, ci stiamo trovando veramente bene. Ho preso anche la versione, questo qua è lilla. Vediamo com'è. Poi ho preso 99 centesimi della Ebelin, che è un altro marchio che ha DM, e questi dischetti perché mi servono sempre per il viso. Poi ho preso una ricarica, questa qua, di sapone liquido per le mani, e penso che sia il limone, c'è il disegno del limone, zenzero, c'è il disegno dello zenzero, credo, però non c'è l'etichettina appiccicata in italiano, fa niente. Ok, poi io sapete che ho preso gli altri deodoranti, viola, rosa, così, ma mio marito voleva questo qua, al melone, che gli piace tantissimo, l'abbiamo preso 99 centesimi. Poi ho ripreso una di queste, che sono le maschere di 79 centesimi che compro sempre da Balea, ne avevo prese altre due, me le ho messe in un regalino che poi vi dico, e devo anche salutare questa persona stupenda che è la mia amica. Poi ho preso... Allora, aspettate che vi faccio vedere subito questo, e ne ho preso anche un altro, ed ha scontato a 1,25 euro. Adesso posso, aspettate che lo apro, l'ho preso anche per la mia amica, ed è il labello, questo qua, al melone, l'anguria, vediamo. Che buono che è, ed è appunto rosa, ma è semplice, è labello, però penso, non so se lascia qualcosa di colore, no, perché sono appunto burro, cacao e labello, sono sempre buoni. Questo. E poi avevo preso questo di Balea. Questo qua sono balsamo labbra, logicamente il burro cacao, per labbra sensibili con aloe vera, olio di avocado e olio di mandorla. Qui ne manca uno, perché appunto era la confezione da due, perché questo lo vendono da due. Uno l'ho tolto, l'ho dato alla mia amica insieme a questo labello, a due maschere, e poi a un'altra cosa che vi faccio vedere. Perciò posso togliere anche questo. E questo qua è bianco. Che profumo che è. Buonissimo. Ok. Aspettate, metto qua, appoggiamo bene. E poi gli ho preso anche una di questa, e appunto una me la sono presa anche io, ed è una crema mani al profumo di Mora e Margherite. Ne ho tantissime di creme mani, ma io faccio un giorno l'altro, le uso, perché le mie mani hanno sempre bisogno di essere idratate. Mi piaceva il pack di questa, non lo so, ditemelo voi se non è un amore. Allora ho detto, gliene prendo una alla mia amica Cri. Infatti adesso posso salutare la mia Cri. Ciao Cri! E allora gli ho fatto un regalino, gli avevo già fatto un altro regalino, però mi andava di fargli ancora un altro regalino perché merita, questo ed altro, perché è un'amica stupenda, è dermatologicamente testata, tutto, tutta, insomma, questa volevo prenderla. E poi ho preso questo spray che voglio provare assolutamente,
Sarà i capelli, protezione, calore. Adesso che non so, tanti di voi avranno visto che ho tagliato un po' i capelli, li tengo un pochino più stirati, più lisci, e siccome ho preso anche la spazzola, quella un po' termica, così, allora questo dice che protegge, prima di usare la piastra, che io non uso, non è che è una piastra mia, oppure la ricciacapelli neanche, spruzzare il prodotto sulle ciocche quando asciutte, così. Voglio provarlo, vedere. Poi comunque ha un buon profumo, perché l'ho già spruzzato, e questo è 1,99 euro, ho detto voglio provarlo, comunque sì, vediamo. E poi, anche se poi io ho preso anche il balsamo spray della Biopoint, che mi ha consigliato la parrucchiera, perché è molto buono. Adesso c'è le ultime due cose che vi faccio vedere, sto parlando a raffica, lo so, però non voglio tenervi ore. Ho preso crema idratante della Clinians, era scontata 3,99 euro, poi non so qual è il suo prezzo, non lo so. E questa qua è quella idratante lenitiva per pelli secche o sensibili, la mia pelle. Ho detto fammi provare questa, anche se ormai mi sto trovando bene anche con quelle lì della Balea, però ho detto era scontato, ho detto fammela prendere, era anche aperta. Ah no, ok, è dentro nuova. Ha un profumo molto fiorato, però molto delicato. Ed è questa qua. Proverò anche questa e vi farò sapere se vi interessa. E poi, come ultima cosa, mi sono fatta un regalino a 9,95 euro. Mi sono comprata un profumino di Alverde, che è un altro marchio appunto che trovate nel negozio di M. Ed è questo ha le cose bio. E questo è un profumo. Sì, capite il mio amore anche per i profumi, perciò. Allora, io dovevo compensare questo mese perché Tiger sulla roba cartopazza di Natale un pochino mi ha deluso e a me manca comprare le cose di cartoleria. E allora mi sono compensata un pochino con i profumi e le cremine, che sono altre cose che uso, però io non vedo l'ora che arrivi gennaio per vedere. Scusate, sto spattacando, spaccando tutta la scatola, lo so, ma tanto dopo andrà sulla mia mensola. Chi non ha visto il video della mia piccola postazione, il mio angolino beauty, vada a vederlo. E anche quello cartopazzo, se non l'avete visto, postazione cartopazza. Stavo dicendo, mi ha un po' deluso, non vedo l'ora di vedere, ditemelo voi, a gennaio che collezione ci sarà, perché sì, ok, le cose di Natale, però io non sono una che compra decorazioni nuove tutti gli anni di Natale, tiro fuori quelle che ho e le zippo lì al solito posto con tutti gli anni, come faccio di solito, c'ho la mia sacra famiglia lì, San Giuseppe, la Madonnina, Gesù Bambino lì, e il mio alberello, il mio pupazzini, quelle cose luminose, però sono sempre quelle, è inutile che ne compro perché comunque non abbiamo una villa immensa, abbiamo una casa che non è molto grande, tiriamo sempre, e perciò non ho comprato niente di decorazioni natalizie. E poi di robe cartopazze non ce n'erano molte, a parte gli washi, a parte quelle cose lì, capito? Allora un pochino dovevo compensare. Ci darò dentro a gennaio, speriamo che mettano una bella collezione nuova. Voi cosa ne pensate? Scrivetemi anche quello sotto i commenti. L'anno scorso, il gennaio dell'anno scorso, dell'anno scorso di quest'anno. Sì, certo, del 2019. Avevano fatto la collezione quella dello spazio ed era stata bellissima. Speriamo che anche quest'anno facciano qualcosa di bello, si ripigli in un attimo, perché dicembre è stato un po', vabbè sì, tutte le cose di Natale, ok, ci siamo. Però per chi non le compra nuove tutti gli anni, io l'ho lasciate lì, eh. Ho preso quello che mi serviva, le buste sorpresa che ho preso, insomma, però basta. Comunque niente, bando alle ciance, ce n'erano quattro tipi di questi. Natur Dul si chiama, e questo qua sa un pochino di cannella, un po' speziatino, ma è veramente buono, peccato che non posso farvelo annusare, mi dispiace. Ed è fatto così, 9,95 euro il tappettino, sembra quasi in legno. Sì, bellino, molto carino e molto buono più che altro. Ecco, quello è il discorso. E niente, questi erano i miei acquistini che mi sono fatta. Io mi faccio sempre i regalini, ma chi se ne frega, si vive una volta sola, cosa devo fare? Niente, fatemi sapere voi nei commenti quello che vi ho detto. E niente, vi rinnovo gli auguri, vi faccio un buon Natale, passatelo bene, con tanto amore e tanta felicità, ve lo auguro di cuore a tutti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao dalla Nica, buon Natale a tutti, ciao, bacioni, al prossimo!